Ciao, allora io sono Marta, Marketing Executive NPR di Capital International Italia. Per chi non sapesse chi è Kaplan, allora Kaplan è un provider di corsi di lingue all'estero, corsi di inglese, francese e tedesco. Ha più di 80 anni di esperienza appunto nella formazione linguistica. Siamo presenti con scuole in Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e da qualche mese anche in Francia, Germania e Svizzera. E oggi appunto parleremo con voi del CV, quali sono le principali differenze tra il CV italiano e il CV in inglese, qual è la struttura più utilizzata appunto nei paesi anglofoni e quali sono magari gli errori da evitare che spesso noi italiani facciamo quando traduciamo, quando creiamo un CV in inglese e anche qual è il linguaggio più efficace da utilizzare. Partiamo appunto dalle principali differenze, cioè perché bisogna avere un CV in inglese. Diciamo che ormai ovviamente se bisogna cercare lavoro all'estero è fondamentale, ma anche in Italia viene sempre più spesso richiesto il CV in inglese, sia per quando si lavora magari per aziende multinazionali, ma anche quando si lavora in piccole e medie realtà che collaborano con aziende straniere e alla fine lo sappiamo tutti, la lingua del business è proprio l'inglese. Il CV viene anche richiesto quando bisogna fare un'application per università straniere o quando ad esempio si vuole andare a vivere all'estero per ottenere un visto lavorativo, bisogna appunto avere il proprio CV in inglese. Per quanto riguarda le principali differenze tra il CV in inglese e quello in italiano, possiamo notare i dati sensibili. Mentre in Italia, ad esempio, viene richiesta l'utilizzo della fotografia, nei paesi anglofoni è severamente vietata perché ci sono delle leggi molto severe in materia di discriminazione, quindi non si vuole diciamo influenzare la scelta di un candidato dall'aspetto fisico o in base all'età, il luogo di nascita. Nei paesi anglofoni tendenzialmente la lunghezza del CV è di 2 pagine, mentre magari in Italia non c'è un limite assoluto. Per quanto riguarda anche la tipologia di file da inviare, nei paesi anglofoni è fondamentale mandare il CV in PDF, in formato PDF, non in formato Word come spesso accade in Italia. Fondamentale quando si cerca lavoro all'estero è la cover letter, quindi questa lettera di presentazione che deve essere sempre inviata, mentre appunto in Italia non sta diventando sempre più diffusa, ma in realtà non è appunto d'obbligo. E poi la differenza proprio nella struttura, nel layout del CV, mentre spesso viene richiesto in Italia il CV in formato europeo, nei paesi anglofoni non c'è uno stile, possiamo dire, più libero. Voglio Ok. Qui abbiamo Ersilia accanto a me, lei si occupa di recruitment, quindi magari poi se avete delle domande più specifiche lei potrà rispondervi. Per quanto riguarda in generale il CV in inglese, è molto importante essere appunto sintetici e ben organizzati, i bullet point, gli elenchi puntati sono molto apprezzati. Bisogna iniziare con il summary, che è una breve descrizione di se stessi, che non è dove bisogna usare parole abbastanza incisive in modo da attrarre l'attenzione dei recruiters. Bisogna, nel caso in cui già sia un lavoro e si sta cercando appunto un altro lavoro, è fondamentale indicare il notice period, che sarebbe appunto il preavviso che bisogna dare. È fondamentale, stresserò molto all'interno di questa presentazione, sono le keywords, ovvero le parole chiave, che magari sono quelle presentate all'interno della job description, quindi della
dell'annuncio è, visto che i recruiter si impiegano massimo 30 secondi a fare un primo screening del CV, è molto importante riportare all'interno del proprio CV queste parole chiave. Questo è un esempio di layout di come dovrebbe appunto presentarsi un CV in inglese. Come vedete, non ci sono le tabelle del formato europeo, è molto sintetico. Diciamo che la sintesi è dovuta al fatto, come vi dicevo prima, che viene richiesta la cover letter, appunto questa lettera di presentazione dove è possibile approfondire il proprio percorso e i propri successi. Questi sono appunto i punti principali del CV in inglese: le personal information, il summary, le esperienze professionali, il percorso di formazione, le competenze magari gli hobby o comunque il volontariato. E ora andremo un po' più nel dettaglio ad analizzare queste diverse parti del CV. Per quanto riguarda le informazioni personali, come vi dicevo, bisogna evitare di inserire la foto. Diciamo che le informazioni da dare sono nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email, evitare appunto qualsiasi informazione relativa al luogo, alla data di nascita, allo stato civile, alla religione. Poi, per quanto riguarda il summary, che è diciamo che è appunto il paragrafo subito dopo queste informazioni, i dati personali, deve essere una breve descrizione di se stessi, che deve essere scritta in modo accattivante, in modo da incuriosire i recruiters a continuare a leggere il resto del CV. Non deve essere un riassunto del proprio percorso professionale, ma spiegare in massimo 5 righe chi si è e soprattutto perché siete il candidato ideale per quella azienda, quindi cosa potete dare in più voi all'azienda e perché dovrebbero scegliervi. Scritto appunto questo summary, se si è già avuto esperienza lavorativa, bisogna elencare appunto le proprie esperienze, sempre partendo dalla più recente, andando poi a ritroso. Come vedete nell'immagine, questa la struttura ideale è mettere il luogo e la data di inizio e fine dell'esperienza lavorativa, descrivere brevemente il datore di lavoro, quindi dare qualche informazione sull'azienda dove si sta lavorando, indicare anche qual è il ruolo ricoperto, quindi mettendo appunto con un elenco puntato quali sono i ruoli, le mansioni svolte, e poi i key achievement, quindi i risultati ottenuti, ad esempio, quindi mettere statistiche piuttosto che un progetto realizzato. E per quanto riguarda la formazione, sempre come per l'esperienza lavorativa, partire dall'ultimo titolo conseguito andando a ritroso. Fate particolare attenzione alla terminologia inglese per indicare diverse tipologie di laurea, quindi bachelor's degree corrisponde alla nostra laurea triennale, master's degree è più che altro la specialistica e poi PhD è il dottorato. Anche in questo caso indicate il periodo dello studio, il nome dell'università, e potete anche aggiungere dettagli relativi al corso di laurea svolto. Questo soprattutto se appunto siete neolaureati, non avete avuto ancora un'esperienza lavorativa, potreste appunto inserire una breve descrizione del corso seguito e dei progetti universitari che avete appunto svolto nel corso degli anni.
Per quanto riguarda invece la parte relativa alle competenze, potete appunto inserire se avete una conoscenza di un particolare programma per il PC, ad esempio se siete dei grafici potete inserire magari la vostra conoscenza di Adobe, Photoshop, Canva. Questa è anche la sezione dove potete inserire la vostra competenza linguistica. In questo caso vi consiglio di inserire e indicare il livello da elementary a proficiency, se questo è anche il posto dove potete indicare se avete ottenuto delle certificazioni linguistiche come il TOEFL, l'IELTS, il Cambridge. Infine potete nella parte voluntary work and other information potete appunto inserire delle informazioni relative magari a del volontariato che avete svolto, comunque quali sono i vostri hobbies, tutte le informazioni che pensate possano essere appunto rilevanti per chi andrà a leggere il vostro CV. Per quanto riguarda la struttura del CV, in questo caso diciamo che varia un po' da paese a paese, ad esempio, negli Stati Uniti, in Canada, il Regno Unito, Irlanda e Nuova Zelanda, come vi dicevo prima, il numero massimo delle pagine, del CV dovrebbe essere 2. Bisogna essere appunto sintetici, dare appunto le informazioni essenziali e utilizzare magari gli elenchi, puntati, e riassumere appunto brevemente quali sono le proprie esperienze svolte in quanto la cover letter ha la funzione di andare poi ad approfondire tutti questi aspetti. Differente è la struttura invece del CV, per quando si cerca lavoro in Australia. Diciamo che la lunghezza media è di 3 pagine, cioè se ad esempio non si è avuto ancora un'esperienza professionale, la lunghezza dovrebbe essere 2, in quanto deve essere molto dettagliato. Bisogna inserire tutte le esperienze lavorative o di formazione, mentre se siete persone che avete avuto già qualche esperienza lavorativa, bisogna approfondirle. Cioè, per il CV australiano bisogna descrivere tutto nel dettaglio. Quindi, quando andate a dire appunto che avete svolto questo lavoro, vi verrà richiesto di indicare tutte le mansioni svolte nel minimo dettaglio, mentre per i CV degli altri paesi le esperienze magari non rilevanti alla posizione a cui vi state applicando non bisogna inserirle. Quindi, se ad esempio avete lavorato, non lo so, avete fatto lavorato in un bar in estate, se quando fate domanda per un lavoro in Regno Unito, ad esempio, vi state candidando per una posizione di marketing, non è rilevante sapere quell'esperienza. Invece, in Australia vogliono avere proprio traccia di tutte le esperienze che avete collezionato nel tempo. Fondamentale è anche aggiornare il proprio profilo LinkedIn, in quanto i recruiter tendono spesso ad andare a consultare il vostro profilo, in quanto appunto, come saprete, LinkedIn è la piattaforma, social network più utilizzato nella ricerca del lavoro. Anche in questo caso vi consiglio di utilizzare all'interno del personal summary o anche all'interno della descrizione delle esperienze lavorative fatte le parole chiave relative al settore in cui appunto state cercando lavoro e anche alla posizione da voi, diciamo, ricercata. Infatti vi consiglio, magari quando dovete creare un CV in inglese, di andare a consultare degli annunci relativi appunto alle posizioni che state ricercando per vedere quali sono le parole chiave più ricercate. E quindi è questo sostanzialmente, quindi le parole chiave sono fondamentali. Per quanto riguarda invece un po' gli errori da evitare, che solitamente gli italiani fanno quando devono creare il CV,
CV in inglese sono, oltre appunto a legare la propria foto, a inserire la data di nascita, è quello di utilizzare spesso quelle terminologie scontate. Qui abbiamo riportato un po' l'esempio delle cinque parole più utilizzate, ad esempio motivated. E al posto di dire che siete appunto motivati a fare questo lavoro, potreste spiegare il perché vi piacerebbe lavorare in quell'azienda, magari perché sposate la loro filosofia, cioè cercate di spiegare il perché volete proprio lavorare per quell'azienda. Un'altra parola molto utilizzata è passionate. Cioè, si sa che se volete lavorare in quel settore avete la passione, piuttosto quando raccontate del vostro percorso universitario o lavorativo, indicate appunto tutte le esperienze che avete fatto che mostrano appunto che avete la passione per questo settore. Oppure quando si parla appunto di essere un buon, di lavorare bene in gruppo, spiegate magari le esperienze che avete fatto, i progetti in cui avete collaborato e magari se in qualche progetto avete avuto un ruolo di leader, portatelo come esempio. Un'altra parola che viene utilizzata spesso è dynamic, che in realtà è una parola che dice tutto e niente. Cioè, con questa parola cosa volete dire? Che siete appunto energetici o appunto che volete fare di tutto? Cercate di utilizzare il linguaggio, diciamo, più appropriato. E poi alla fine della presentazione abbiamo creato per voi una tabella dove potete trovare tutti i vocaboli legati magari a diversi settori che potete utilizzare. E infine un'altra parola che leggiamo spesso è successful. Al posto di scrivere appunto che avete raggiunto il successo, portate degli esempi concreti. Se avete raggiunto un traguardo, ad esempio avete incrementato il profitto dell'azienda del 5%, piuttosto scrivete quello e date appunto degli esempi concreti. Poi quando parliamo di linguaggio non adatto al paese, come sapete ci possono delle distinzioni tra inglese britannico e inglese americano, fate attenzione appunto ad utilizzare il linguaggio appropriato, quindi fate attenzione allo spelling piuttosto che ai modi di dire ed evitate assolutamente la traduzione letterale dal CV in italiano al CV in inglese. Tanto perché spesso ci sono i cosiddetti false friends, quindi le persone tendono a tradurre parole dall'italiano che in inglese hanno il suono simile, ma in realtà significato completamente diverso. È perché la costruzione delle frasi è diversa. In Italia ci piace scrivere frasi veramente molto lunghe ed elaborate, mentre qui, come vi dicevo prima, è fondamentale essere sintetici. Evitare assolutamente gli errori grammaticali, quindi fate attenzione al verbo da utilizzare, al tempo e allo spelling soprattutto. E poi quando diciamo invece che bisogna avere un CV per tutte le application, intendiamo il fatto che, come vi dicevo, la parte fondamentale del CV in inglese è il summary, quindi quella parte introduttiva in cui spiegate chi siete e perché volete lavorare per quell'azienda o quali sono appunto i vantaggi che potete portare a quell'azienda. E quindi trattandosi di aziende diverse è fondamentale che voi riadattate il vostro CV anche per le parole chiave, perché magari le job description presentano appunto parole chiave diverse che è fondamentale, come vi dicevo, avere all'interno del vostro CV, perché ricordatevi che sono cioè in 30 secondi un recruiter già riesce un po' a capire che cosa avete scritto nel vostro CV.
Se avete appunto dei dubbi per quanto riguarda il vostro il CV in inglese, chiedete a qualcuno che lavora nel settore, o magari se avete degli amici in madrelingua, chiedete loro di controllare il CV, perché sarà per loro è più facile individuare eventuali errori di grammatica o di battitura, o magari appunto, come vi dicevo, la costruzione della frase in inglese è un'altra, e quindi magari il senso viene anche un po' stravolto. Oppure il consiglio che vi diamo è quello di frequentare un corso di Business English, non soltanto perché anche di breve periodo, ma intanto perché se dovete lavorare all'estero comunque con aziende internazionali, vi dà la possibilità di praticare l'inglese, di acquisire quindi maggiore sicurezza nella lingua. Grazie ai corsi Business English potete anche apprendere qual è l'inglese del mondo del lavoro, e soprattutto avete modo di preparare il CV con professionisti e persone madrelingua, imparare a scrivere una cover letter, o banalmente anche come scrivere le mail, perché anche per quanto riguarda l'email, qui nel Regno Unito, ad esempio, si tende ad essere molto sintetici, a scrivere appunto tutto in modo molto conciso, mentre in Italia magari siamo un po' più prolissi, ma soprattutto perché spesso dei modi formali per chiudere la mail che utilizziamo in Italia non funzionano nei paesi anglofoni. Ad esempio, quando noi diciamo in modo carino "ti ringrazio anticipatamente per il tuo aiuto", tradotto in inglese "thank you in advance for your help", in realtà viene visto in modo molto negativo, perché sembra che stai obbligando, cioè ti aspetti che quella persona faccia quel determinato lavoro senza possibilità di poter dire no. Quindi appunto i corsi di Business English aiutano molto a capire queste differenze. E per quanto riguarda appunto quale linguaggio da utilizzare all'interno di un CV per risultare abbastanza professionali, intanto spesso una delle domande che ci viene fatte è: devo scrivere in prima persona o in terza persona? Allora, in passato la terza persona era quella più utilizzata, perché parlare alla prima persona sembrava quasi di avere un tono arrogante. In realtà, negli ultimi anni si tende invece a preferire l'utilizzo della prima persona, o se potete scrivere delle frasi omettendo il pronome, va bene anche quello. Per quanto riguarda l'utilizzo dei verbi, vi consiglio fortemente di utilizzare i verbi d'azione. Quindi non utilizzate i verbi alla forma passiva, ma soprattutto quando dovete descrivere la vostra posizione, non focalizzatevi soltanto sulle responsabilità, sui compiti che dovete svolgere, ma anche sui risultati ottenuti. Quindi, ad esempio, al posto di dire "I worked on qualcosa", potete appunto dire "I accomplished questo risultato", "I helped to create something". Quindi utilizzate appunto verbi che possono dare questo senso di positività. E ovviamente, come vi spiegavo prima, ricordatevi le differenze linguistiche. Se dovete mandare un CV in Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda, utilizzate l'inglese britannico, quindi fate attenzione allo spelling, alle determinate costruzioni, mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti, utilizzate ovviamente l'inglese americano. Per quanto riguarda il Canada, in realtà è un po' un mix tra entrambe le lingue, quindi cioè, non preoccupatevi in quel caso. E come vi dicevo, è fondamentale utilizzare le parole chiave e quindi il linguaggio legato al vostro settore professionale. Ad esempio, qui trovate questa tabella dove abbiamo messo un po' i settori più
comuni. Non preoccupatevi a copiarla perché comunque vi manderemo tutti questi materiali, però avete appunto un'idea di quali sono le parole utilizzate in questi determinati settori. Questa è appunto un po' la nostra presentazione. Ora diamo a voi la possibilità di farci delle domande relative appunto alla scrittura del CV in inglese. Bene, grazie Marta per la presentazione. Allora, sono arrivate già un po' di domande. Io invito nuovamente tutti i partecipanti a scrivere le loro domande, i loro dubbi nella sezione Q&A, in modo tale che Marta ed Ersilia possano rispondervi. Intanto rispondo anche alle domande di alcuni relativamente alla presentazione, alla registrazione. Sì, nei prossimi giorni riceverete una nuova comunicazione email in cui vi forniremo tutti i materiali relativi al webinar di oggi, nonché tutti i contatti anche di Kaplan International Languages, così da poter entrare anche direttamente in contatto con loro. Ok, stanno arrivando già le prime domande. La prima è relativa ai CV per le università americane, quindi soprattutto in ambito medico. L'utente ci chiede se ci sono appunto delle regole specifiche da adottare per questo tipo di ambiente universitario, appunto quello americano, e nello specifico nell'ambito medico e per insegnare anche eventualmente nei corsi estivi. Ersilia, forse dovresti accendere il microfono, eccola. Mi si sente? Sì, ti sentiamo. Scusate, poi io tendo ad urlare. allora, innanzitutto, si sente l'eco? Siamo un po' di eco, sì. Aspettiamo un attimo. Eventualmente adesso puoi utilizzare in caso il microfono di Marta? Ok, riuscite a Sì, sentirmi? ti sentiamo, prego. Ok, beh, mi introduco un attimo, altrimenti la gente pensa che sono passata per sbaglio. io mi occupo dell'Europa dell'Ovest, se la vogliamo dire proprio alla lettera, quindi insomma sono il manager del servizio clienti alla Kaplan che si occupa appunto di tutto il Western Europe e casualmente sono in fase di assunzioni. Ho bisogno di due persone, per cui è proprio adesso recente il processo che si utilizza chiaramente poi, che viene adottato anche da parte mia nel Regno Unito per quanto riguarda le assunzioni. Prima di rispondere al ragazzo, mi collego alle parole di Marta, che ovviamente sono stracorrette. E vi posso dire che appunto in quanto screening di curricula, tanti italiani, per esempio, perché uno dei due mi serviva un Italian speaker, è stato cestinato proprio per il curriculum fatto male o prolisso o all'italiana, come diceva Marta. Quindi, insomma, consiglio di seguire queste istruzioni che vi manderemo, eccetera, in maniera molto accurata, perché effettivamente il curriculum è una prima finestra su chi siete. Quindi, se non brilla al primo impatto, se non desta curiosità in chi lo sta leggendo, è un no a priori. Ingiusto? Sì, ma questa è la realtà perché è l'unico metro di misura che si ha tra chi applica e chi assume. Detto questo, vorrei rispondere appunto alla domanda rispetto a un curriculum per chi vuole frequentare le università americane. Prima era considerato abbastanza improponibile trasferirsi anche soltanto per motivi accademici negli Stati Uniti. Oggi, attraverso anche le esperienze di ragazzi che prenotano attraverso Kaplan, vedo che non è così più impossibile da poter fare. Però importante anche in questo caso è la presentazione. La cover letter è fondamentale, quindi soprattutto per gli Stati Uniti che ci tengono molto. Sulla carta non è così, ma invece poi l'esperienza di chi è passato attraverso di noi è assolutamente così. Quindi una cover letter ben preparata, con termini precisi e soprattutto sulle motivazioni che ti spingono a lasciare il tuo paese
per andare a studiare negli Stati Uniti, come in questo caso. Quindi un po' di luccichi sul curriculum per far capire del perché la loro università fondamentalmente è meglio di quella che potresti frequentare nel tuo paese, insomma, non ti può che chiaramente far brillare rispetto ad altri applicanti. Oltre al fatto che le università americane guardano anche molto all'extra accademico, quindi tutto ciò che è extracurricolare che hai fatto magari alle scuole superiori, anche se per te di poco conto, insomma, aggiungerle e magari anche enfatizzarle lì dove si può fare, chiaramente. E poi possibilmente avere anche comunque un grosso supporto economico, perché le università americane sono un bel po' costose, e quindi anche per questioni di visti mostrare che si ha la possibilità economica, che sia personale piuttosto che da parte della famiglia, come la maggior parte delle volte è, perché i ragazzi sono unità universitaria, ha profonda importanza, insomma, l'aspetto economico, perché sapete che nelle Americhe non c'è comunque la sanità pubblica, per cui dimostrare che vai effettivamente soltanto a studiare in quell'università dove fai richiesta, che stai in piena competizione con studenti locali, perché i posti all'università americana la maggior parte delle volte sono a numero chiuso, per cui insomma è un bel lavoro anche soltanto la domanda di applicazione, per cui bisogna farlo bene e non tanto per la quale, anche perché con le Americhe, quindi intendo anche il Canada, tutto viene schedato, per cui se una volta hai provato e sei stato rifiutato per qualche motivo, comunque non finisce nel dimenticatoio. Si ripresenta qualora volessi riprovare magari l'anno dopo, o se ai loro occhi non è più l'età universitaria, perché a volte, sapete, magari da noi dopo il liceo ti prendi magari un anno, due anni sabbatici prima di iscriverti all'università, insomma tutto viene centellinato e messo al microscopio negli Stati Uniti, per cui insomma cercare di essere più precisi possibili. A tal proposito mi aggancio al tuo intervento, in quanto sono arrivate anche è arrivata qualche altra domanda proprio in ambito USA, ovvero un utente ci chiede come funzionano le lettere di raccomandazione in alcuni paesi, nello specifico anche negli Stati Uniti, e quindi che valore può avere anche nell'accesso sia in ambito universitario che eventualmente anche in ambito lavorativo. Sì. Allora, sia per il campo accademico che il campo lavorativo è comunque sempre un punto di domanda per gli Stati Uniti, soprattutto negli ultimi tempi con la politica del momento. Tutto si è reso un po' più difficile, soprattutto negli Stati Uniti, vuoi per crisi economiche, vuoi per crisi politiche, comunque gli Stati Uniti si stanno un po' chiudendo anche agli europei. Sicuramente è un po' più complicato rispetto ad anni addietro. Più che lettera di raccomandazione, io la chiamerei sponsor. Fondamentalmente, quando uno studente si vuole mettere in contatto magari con l'università per fare una specializzazione in quella certa materia, piuttosto che fare un'esperienza accademica, se viene presentato dalla sua facoltà, quindi il suo docente o chi per esso si mette in contatto direttamente con l'università in questione, cosa che in Italia capita spesso, insomma, anche la mia università ai tempi aveva collegamenti diretti con alcune università americane, quindi in accordo con il tuo docente e con la scelta del percorso di studi che stai facendo, si scrive fondamentalmente una lettera di raccomandazione che poi fa anche da sponsor, perché ogni entrata nel paese degli Stati Uniti che non sia a scopo turistico richiede un visto, che sia più o meno facile, e chiaramente dipende anche da chi sta applicando. Però quando si ha uno sponsor alle spalle, come può essere l'università, piuttosto che il tuo datore di lavoro ti sta mandando in America perché magari hanno degli associati che lavorano in quel tal posto a Portland piuttosto che a Washington, assolutamente apre una porta. Quindi è fondamentale avere un corrispondente tra le due parti, perché appunto funge da sponsor. Benissimo, grazie. Un altro paio di domande sono arrivate invece in merito alla cover letter, di cui accennava anche poco fa Marta. Ci chiedono se ci sono appunto delle regole specifiche da seguire, soprattutto in termini di lunghezza, di dettagli da inserire.
Sì, io ho ricevuto application, tra l'altro molto recenti, parlo dell'altro ieri, dove molti curricula erano senza cover letter e non mi sono piaciuti, perché il curriculum era scarno, non diceva niente, ma se non un quadro generico che poteva essere di chiunque, bastava soltanto cambiare il nome sul curriculum ed è stato cestinato. Altre ho ricevuto cover letter che non erano altro che temi sulla propria vita privata, che non erano per niente legati al lavoro che stavano cercando e all'applicazione a cui stavano rispondendo. Anzi, dirò di più nella mia esperienza, a volte, raramente, per fortuna, mi è anche capitato di ricevere curricula così generici, dove non veniva neanche segnalata l'esperienza affine a quello che stavi cercando. Quindi questo è un grandissimo errore. È vero che bisogna dare la possibilità a chi non ha fatto esperienze lavorative importanti a cominciare da qualche parte, sono assolutamente d'accordo. Però che il curriculum sia anche mandato per la prima volta, per la prima richiesta di lavoro, non è personalizzato. Il 90% delle volte viene depennato, perché considerate che quella è la prima finestra, è il bigliettino da visita più lungo. Quindi io da quello devo capire se potresti andare bene per quello che sto cercando o meno. Se invece fai un semplice copia e incolla, una semplice ricerca su Google, prendi un facsimile, butti giù due righe, non funziona mai. Quindi la cover letter è sempre gradita, ma relativa alla posizione a cui stai applicando. Sì, dovete spiegare nella cover letter praticamente il valore aggiunto che potete dare all'azienda, il perché vi piacerebbe lavorare per quell'azienda. Come vi dicevo, può essere anche per la filosofia o perché sono impegnati nel sociale, questi sono temi che vi stanno molto a cuore. Quindi spiegare il perché volete lavorare per quell'azienda e cosa che voi potete dare. Quindi raccontare un po' di voi, non nel personale, ma appunto cosa avete guadagnato dalle esperienze passate e il valore aggiunto che volete portare voi all'azienda. Quindi direi una pagina e mezzo, Sì. ma E solitamente una pagina, sì. se posso aggiungere una postilla a proposito delle lingue parlate, un'altra scoperta che ho fatto recentemente, che spesso si mente sulle lingue parlate. Non lo fate perché se è un punto di merito per farvi arrivare dallo screening al colloquio, sappiate che se avete inserito parlo portoghese, spagnolo e russo, viene fatta la prova in quelle lingue lì. Quindi evitare che poi si arrivi a avere il colloquio, si fanno le prove in lingua e poi si fallisce. Ecco, quello è un altro modo per poi essere depennati e non andare avanti nel processo di assunzione. Beh, a tal proposito ci chiedeva Alessia, quindi che importanza abbia anche un'eventuale certificazione linguistica da inserire nel CV, quindi in questo caso appunto deve essere inserita con consapevolezza, in quanto appunto poi nell'eventuale secondo step ci sarebbe poi un colloquio vero e proprio nella lingua indicata. Conta molto, chiaramente dipende anche che lavoro stai cercando, perché come per esempio nel mio caso io lavoro anche con il mercato italiano, quindi io chiaramente cerco un Italian speaker, ma ho esigenza di un buon parlato inglese scritto, perché chiaramente si comunica anche via telefono e via email con i colleghi che sono internazionali. Quindi se l'inglese è carente, puoi anche essere molto bravo nella tua posizione, però sei comunque preparato a metà, perché non riesci, per esempio, a risolvere un complaint con un mio collega che si trova a Cambridge, perché non riesci a spiegare qual è il problema, quindi la comunicazione salta. Quindi se sei, per esempio, un italiano che vuole lavorare per il mercato italiano all'estero, è bene allegare o quantomeno inserire davvero il titolo, il certificato di lingua che hai, ma che sia realistico il più possibile, sempre perché qualora tu dovessi fare il colloquio, anche magari con una come me che è connazionale, ci sarebbe comunque la parte in lingua nel colloquio.
per cui anche lì di nuovo il fallimento del processo di assunzione. Sì, poi diciamo che ovviamente se è la prima esperienza lavorativa all'estero è bene mettere appunto la certificazione linguistica. Sì. Se magari non si è conseguita ma si hanno genitori madrelingua o comunque si è bilingui per altre ragioni perché si è stati all'estero, ovviamente basta mettere comunque il livello, come vi dicevo, da elementary a proficiency. A proposito, chiedono anche se ci sono delle certificazioni linguistiche che possono avere un valore aggiunto rispetto a un altro, quindi Cambridge piuttosto che TOEFL o altre certificazioni che possono appunto dare un maggior risalto al proprio CV. Sì, posso rispondere anche qua. Allora, l'IELTS è quello più facile, la strada facile, perché all'esame IELTS non ti bocciano, ma comunque il voto è fondamentale, perché se tu mi metti nel curriculum che hai un IELTS dove hai preso 4, per me vuol dire che il tuo livello di inglese è molto elementare e l'IELTS in quanto qualifica scade ogni 2 anni, quindi se lo vuoi presentare in un curriculum e vuoi che abbia validità, ogni 2 anni devi rifare l'esame. Il TOEFL era molto in voga negli Stati Uniti, ma il Cambridge lo sta raggiungendo, quindi anche le università americane, per collegarmi ai discorsi iniziali, accettano ragazzi con certificati Cambridge perché sono appunto di ottima valutazione negli Stati Uniti piuttosto che in Oceania, e chiaramente quella lì non è una qualifica, è un vero e proprio attestato linguistico. È anche un po' più difficile rispetto all'IELTS perché invece in questo caso è prevista la bocciatura. Però quando una persona è interessata a questo tipo di certificato e non è sicuro di sostenere l'esame, può sempre cominciare con un corso di inglese generico, quindi focalizzato sulla grammatica piuttosto che sul listening o lo speaking, e dopo affrontare la preparazione intensiva di Cambridge per il superamento dell'esame stesso. Ok, quindi chiedono in media anche quale sia il livello medio richiesto all'estero per poter lavorare, per poter accedere ad una selezione. Certo, dipende sempre dal campo lavorativo in cui si fa l'applicazione, perché se parliamo di lavori specializzati come ad esempio geologi piuttosto che ingegneri, piuttosto che la marina, è chiaro che chiedono specifici livelli, quindi anche abbastanza alti, perché la terminologia deve essere ricca, perché chiaramente danno per scontato che tu hai già un vocabolario arricchito da lezioni, da corsi, da esperienze che hai fatto precedente. Se invece siamo più su lavori generici, insomma, quindi amministrazione, piuttosto che magari il basic di marketing, per esempio, quindi come primo lavoro, eccetera, un minimo in molte aziende, anche il B2, direi che è sufficiente, ma dipende sempre da ufficio a ufficio, da compagnia a compagnia, non c'è un valore massimo per tutti. Perfetto. Un paio di domande sono arrivate anche relativamente all'invio di CV in inglese ad aziende che si trovano in Italia. Quindi che potenzialità o che limite può avere appunto inviare questo tipo di CV in inglese a un'azienda italiana che può comunque in Italia, che può avere anche altre sedi all'estero? Io posso parlare di una mia esperienza. Chiaramente se parliamo di compagnie straniere con sede in America, sappiate che seguono comunque il filone del paese di appartenenza. Quindi se parliamo di un'azienda americana che si trova in Italia, l'interview e tutto il processo di assunzione è stile americano. Non si adeguano in questo senso al paese in cui si trovano. Per cui, insomma, utilizzare i consigli anche che Marta gli ha dato prima, eccetera, anche per compagnie straniere che però si trovano a casa nostra, è assolutamente più che valido.
non cambiano procedura solo perché cambiano il paese in cui si trova l'azienda. Sì, e anche quando mandate appunto un CV inglese per un'azienda italiana, quando fate il CV in inglese seguite sempre la struttura anglofona, quindi non traducete letteralmente il vostro CV italiano in inglese, ma utilizzate sempre la struttura che vi dicevo, perché appunto se è un'azienda italiana che lavora con aziende straniere o comunque si tratta di una multinazionale, sono abituati a questa determinata struttura, quindi o mandate entrambi i CV, quello italiano con la solita struttura e quello inglese adattato invece alla struttura anglofona, o se mandate soltanto quello in inglese usate la struttura che vi dicevo. Bene, grazie. Un paio di domande adesso dal punto di vista tecnico, ovvero se per il layout del CV è meglio utilizzare uno stile libero oppure preso da applicazioni, da siti web, e se e quanto può avere valore aggiungere anche degli allegati al CV, quindi con eventuali certificazioni o con dei portfolio che possono appunto dare un maggiore overview del candidato. Dipende da dove stai applicando. Per esempio, nel mio caso le applicazioni vengono filtrate attraverso un sito a cui accedo e vedo fondamentalmente in tempo reale tutte le persone che stanno applicando e quindi riesco a vedere il curriculum e eventualmente la cover letter. Quindi gli allegati sarebbero soltanto un arricchire, ma in maniera negativa in questo caso, ciò che io invece devo vedere in maniera veloce. Voi pensate a chi deve assumere. Io apro una posizione per una persona, quindi ho soltanto un posto disponibile, e al giorno mi arrivano 200 curricula. La verità è che non riuscirò mai ad andare nel profondo dei 200 curricula che ho ricevuto in un giorno, perché comunque la giornata lavorativa va avanti e non puoi evitare di non fare, insomma, di non eseguire le tue mansioni. Quindi un curriculum semplice, arzigogolato con figurine e colori, confonde, perché considerate che lo apri ed hai la schermata. Quindi non dico sintetico, ma centrato su quello per cui stai applicando, esattamente come ha detto Marta. Del resto io mi trovo assolutamente d'accordo con quello che ha detto in quanto persona che assume. Invece poi ci sono alcuni lavori dove chiaramente parliamo magari di uffici legali piuttosto che magari di lavori in aziende più piccole, dove a volte ho sentito anche che il curriculum lo porti a mano. Allora in quel caso magari puoi allegare un certificato di inglese piuttosto che la cover letter lo stesso, perché magari fai la consegna e chi sta assumendo magari, ecco, legge il materiale cartaceo dopo lavoro, durante il weekend, insomma. Ma questo parliamo di aziende piccole. Per aziende grandi, multinazionali, la velocità e la tempistica sono tutto, anche perché quando si apre una posizione si vuole recuperare la risorsa persa, vuoi perché c'è stato un avanzamento di grado, vuoi perché ha cambiato lavoro, quant'altro, si cerca di riempire il posto quanto prima possibile. Sì, per quanto riguarda appunto il layout con lo stile libero, va bene, ma non troppo. Come diceva Ersilia, magari avere troppe immagini, troppi elementi che possono andare a disturbare l'attenzione, no, perché veramente il CV, cioè in 30 secondi già noi ci facciamo l'idea del candidato, quindi se in quei secondi mi soffermo a guardare l'immaginetta messa di lato, già perde il focus. Quindi ricordatevi, concentratevi più sulle keywords, che sono quelle che un recruiter deve individuare proprio subito all'interno del CV. Poi ovviamente per ruoli creativi, per designer, magari uno stile un po' più articolato va bene. Per quanto riguarda questi lavori dove esempio fotografia o appunto designer, ci sta magari allegare il portfolio, o se avete un sito web potete benissimo indicarlo nelle informazioni del CV. Quando mettete nome, cognome, email e telefono, magari potete indicare anche il vostro sito. Bene, continuano ad arrivare tante domande. Cercheremo di rispondere al più possibile. Alessia chiedeva qualche indicazione
nella ricerca del lavoro in ambito UK, soprattutto nello specifico in ambito economico. La sua domanda era relativa intanto alla modalità di ricerca, quindi cercare in loco, cercare dall'Italia, a chi rivolgersi nello specifico, magari ad agenzie o contattare direttamente le aziende. Quindi quali sono le migliori strategie? Allora, diciamo che trovarsi in Regno Unito è sicuramente un vantaggio, perché comunque quando devi fare selezione, magari già nell'indirizzo vedi che la persona si trova in Italia, il numero di telefono è italiano, se ti serve una risorsa nell'immediato sicuramente vai per qualcuno che si trova sul posto piuttosto che andare a cercare qualcuno che si trova in Italia. Quindi sicuramente è più facile trovarlo trovandosi in Inghilterra. Per quanto riguarda la ricerca, ci sono tantissime piattaforme come, non lo so, Indeed, LinkedIn, dove puoi trovare appunto le offerte. Ci sono anche agenzie nel Regno Unito che ti possono aiutare, però tieni presente che se non ti trovi qui, sicuramente le tue possibilità sono un po' inferiori rispetto magari a chi si trova in Regno Unito. A tal proposito, se vi trovate in Regno Unito, nel CV mettete il vostro numero inglese, fatevi subito una SIM inglese, perché non che non è ben visto, però se già vivete in Regno Unito ci si aspetta che comunque si abbia un numero inglese. Grazie Marta. Un'altra domanda tecnica relativa anche, ad esempio, all'autorizzazione del trattamento dei dati personali. È la stessa modalità del CV italiano? Ah, una domanda? Praticamente sì. Vabbè, qui non vanno tanto per il sottile, motivo per cui, come vi ha detto anche Marta all'inizio, tanti dati non vengono inseriti. La foto è un no gigantesco. La data di nascita è un no gigantesco, proprio per evitare che chi assume si faccia già un'idea, perché è istinto, della persona che sta applicando. E i dati vengono trattati nella stessa maniera, personali, per cui insomma assolutamente non vengono condivisi con enti e cose varie, anche perché poi lì si parla già dello step finale, che è il contratto vero e proprio, ma tutti i dati passano a HR, quindi risorse, le risorse umane, che poi insomma veramente prendono i dati e in condivisione con colui che è stato assunto, poi insomma si condividono tutto questo, poi basta, ecco, non finiscono nello cyberspazio. Bene, un'altra domanda è relativa alla richiesta di borse di studio, cioè ci chiedono quale sarebbe il modo ottimale per esprimere una valida motivazione economica per la richiesta di una borsa di studio. Quindi se ci sono anche delle parole chiave o una presentazione ideale per richiedere, appunto, per domandare una borsa di studio. Non ci sono parole chiavi. La borsa di studio, se si chiede mentre si è all'università, sicuramente chiedere supporto al proprio insegnante, relatore o tutore, se parliamo insomma di fase di tesi anche, quindi magari per concludere le proprie ricerche all'estero. Parlo per esperienza personale, la mia tesi era... non scendo nei dettagli, però la mia università mi ha mandata a Londra per fare queste ricerche e ha scritto per me delle cover letter semplicemente contattando via email le gallerie dove dovevo chiaramente rivolgermi, e poi chiaramente hanno fatto tutto loro una volta che hanno, perché in Inghilterra sono molto formali, quindi la richiesta fatta in un buon modo rispetto a chi ti può fare anche in questo caso da sponsor è ben accetta. Presentarti così dal nulla chi sei probabilmente vieni cestinato a priori. Bene, quindi diciamo che riuscire ad avere una cover letter, uno sponsor, a prescindere anche da quella che sia la tipologia di offerta di lavoro, è sempre un punto in più, un valore aggiunto per il candidato sicuramente. Anche perché tante volte vengono chieste le referenze, quindi magari io che assumo una persona chiedo al datore di lavoro precedente cosa ne pensa, chiaramente solitamente ci sono dei formati che l'HR dell'azienda che sta assumendo invia all'ex capo piuttosto che all'ex azienda, quindi anche il feedback
è molto importante in questo paese. Bene, grazie. Vediamo le ultime domande in modo tale da giungere poi al termine della presentazione. Abbiamo visto che i CV e anche le cover letter possono variare in base sicuramente alla tipologia di offerta lavorativa. Quanto può variare anche un CV in inglese in base anche al paese in cui si sta inviando la propria candidatura? Ci hanno chiesto ad esempio suggerimenti per la Germania, per il Belgio, ma penso che possiamo avere anche un po' un overview senza scendere nel dettaglio relativo a ogni singolo paese. Ma fondamentalmente il filo conduttore è lo stesso, soprattutto se parliamo dell'Europa. È fondamentale la lingua parlata. Se stai pensando di applicare in Germania e non parli il tedesco, anche no. Stesso discorso per la Spagna piuttosto che per la Danimarca. Per la Danimarca tutti parlano in inglese, però poi concettualmente negli uffici parlano danese. Per cui insomma, io direi di evitare di inviare applicazioni magari con conseguente delusione, perché magari quello pensava fosse il lavoro della tua vita, si ammalapena si parla la lingua del paese ospitante. Ecco, questo è il consiglio che do. Sì, e poi sempre parole chiave, ve l'ho detto, quella là è fondamentale. Quando applicate per un lavoro, che sia in Germania, Regno Unito, Stati Uniti, leggete attentamente la descrizione dell'annuncio, le mansioni che vengono richieste. Nel vostro CV inserite nella breve presentazione queste parole chiave, ma anche quando dovete elencare le vostre esperienze lavorative, inserite quelle parole chiave e spiegate come l'avete, cioè il vostro ruolo, i progetti a cui avete lavorato, lo stesso per quanto riguarda l'università. Se non avete avuto ancora esperienze lavorative, state cercando lavoro per la prima volta, elencate magari quelle materie in cui vi siete soffermati su degli argomenti che vi possono rendere dei candidati ideali per quella posizione. Bene, grazie. Una domanda un po' in ambito educativo. Uno dei nostri partecipanti è un professore ricercatore a Roma e chiedeva come trovare un lavoro in Gran Bretagna e quindi provare una posizione di insegnamento all'estero, se quindi ci sono canali particolari nell'ambito education che si possono seguire, oppure se la procedura è la stessa di una normale ricerca professionale. Beh, se l'università presso cui fa ricerca è collegata con certe università, è un ottimo punto di partenza, perché quando ci si interfaccia attraverso la parte amministrativa delle due, chiamiamole aziende, anche se in questo caso sarebbero colleges piuttosto che università, è un ottimo punto, anziché un giorno inviare una mail e dire salve, io ci sono anch'io, mi prenderesti? No, è sempre passare per le vie ufficiali, laddove ce ne fossero, e solitamente le università, soprattutto in Europa, tra di loro, se non tutti i paesi, ma certi paesi, ci sono sempre collegamenti, anche se magari vi attraversa attraverso un insegnante rispetto a un professore, è sempre bene farsi presentare, se non altro, dall'università presso cui fai ricerca o insomma, che stai frequentando in qualche modo. È un buon biglietto da visita. Poi se la cosa parte è chiaro che si rivolgono poi direttamente a chi sta facendo richiesta. Bene, grazie. Abbiamo qualche ultima domanda, se volete scrivere, siamo ormai in chiusura. Luca aveva chiesto poco fa appunto l'importanza tra prima e terza persona, Marta appunto aveva approfondito anche questo aspetto, lo troverai in una delle slide. Se vuoi anche Marta, ribadire un secondo soltanto che valore può avere anche il peso di indicare se si è svolto questo corso o se io ho svolto questo corso, non so, qualche esempio
Ma come vi dicevo, in passato era, si preferiva più la terza persona perché sembrava il tono in prima persona un po' arrogante. In realtà ora va benissimo utilizzare la prima persona, ma soprattutto, come vi dicevo, utilizzate verbi alla forma attiva, non utilizzate verbi passivi, cercate sempre di dare, di sembrare appunto proattivi all'interno del CV. Bene, grazie. Ok, direi che siamo giunti al termine di questo evento. Io intanto ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Marta Grizzaffi ed Ersilia Annunziata, ringrazio tutti i nostri partecipanti che hanno fatto tantissime domande, ovviamente non possiamo rispondere a tutte. In ogni caso vi forniremo, come già detto, tutti i materiali di approfondimento su questo tema e anche i contatti dei nostri relatori, in modo tale che potrete contattarli direttamente e chiedere a loro tutte le informazioni di cui avete bisogno. Quindi io ringrazio nuovamente i nostri ospiti, ringrazio i nostri partecipanti e quindi vi do l'appuntamento al prossimo webinar di Kaplan International Languages. Grazie a tutti e a presto. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.